Fossa torna a celebrare il patrono San Cesidio, ucciso in Cina nel luglio del 1900, dove era andato missionario a soli 27 anni. Un'intensa giornata nel convento di Sant'Angelo d'Ocre, dedicata al martire dell'Eucarestia, al secolo Angelo Giacomo Antonio, bruciato vivo avvolto in una coperta in fiamme. Fu beatificato come martire nel 1946 e proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II il 1 ottobre del 2000. La figura di San Cesidio è una figura veramente unica, unica. Quando San Giovanni Paolo II, al processo di canonizzazione, e il libretto è questo, perché noi dicevamo sempre il beato Cesidio, nel 2000 Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, lo dichiarava santo nel catalogo dei martiri, con la specifica martire dell'Eucaristia. La sua raccomandazione era: presentatelo questo frate innamorato dell'Eucaristia. E naturalmente fu un bel segnale, cioè presentate questo bel esempio, questa bella testimonianza. Una visita guidata lungo il cammino di San Cesidio, un omaggio al santo con una mostra di dipinti sacri e la concelebrazione eucaristica all'esterno del convento per ricordare il missionario francescano. La giornata di oggi diventa una tradizione dalla canonizzazione di San Cesidio. Già il popolo di Fossa, come anche il popolo di Mondicchio, veniva da secoli in pellegrinaggio al convento per venerare il beato Bernardino e in seguito anche San Cesidio. Ma nel 2000, e lo ricordo proprio in un modo vivo, infatti mi sembra di essere tornato a quel giorno, ci fu una grande manifestazione di popolo proprio il 4 luglio, due mesi prima della canonizzazione di Cesidio da Fossa, una manifestazione che vide coinvolti anche molte confraterniche della regione, e questo sciame di fiaccole. Questo luogo ha questa specificità di essere un luogo sacro, e nel luogo sacro tu acquisti sacralità. Quindi c'è questa unione fra i luoghi del sacro e il sacro.